lo spettacolo del calcio, come sempre direttamente a casa vostra. La sfida è questa di oggi all'Allianz Stadium di Torino. Ovviamente non sono solo, con me come sempre Leli e Dani. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. Si affrontano Juventus e Sampdoria. La partita di oggi sembra promettere uno spettacolo niente male, eh? Le squadre sono pronte, l'atmosfera in campo sprizza energia da ogni ciuffo d'erba. Comunque vada, le emozioni sono assicurate. Partiti è della Juve il primo possesso. Occhio a Di Maria. Grande tempestività di questo intervento. Juve che manda in campo questa formazione. Scelti fra i pali. Bremer per una maglia in difesa con Danilo. Rabiot insieme a Locatelli nel mezzo. E due punte che dovrebbero... Ecco il gol dell'1-0! La sbloccano subito! Ecco qua la fotografia dell'azione del gol. Ha avuto la forza di sottrarsi alla marcatura avversaria e di concludere imparabilmente a rete. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Juricic. Tackle preciso, attacco che si interrompe. Ecco Rabiot. Provano a costruire qualcosa. Tornano in possesso palla grazie a un ottimo lavoro difensivo. Occhio a Gabbiadini. Possesso per Di Maria. Entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Alla lunga, scavalcata la difesa, sembra interessante. Ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione. E ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Danilo. Kostic capisce tutto e recupera un pallone complicato. La gioca profonda verso l'attaccante. Può andare in porta qui. L'ha messa fuori. Ma cosa ha sbagliato? Poteva essere il pallone del pareggio. Ha letteralmente graziato il portiere qui. Thank you.
Alexandre. Kostic. Rabiot. Servito Di Maria. Di Maria! Ha cestinato il pallone del possibile più due. Sa di averla combinata grossa. Avrebbero potuto gestire meglio la partita con due gol di vantaggio. Vinks. Lambert. Sampdoria che attacca. Lascia partire il tiro. Buono l'intervento del portiere. Va direttamente in area. Intercetta il cross e può controllare facilmente. Sampdoria che può impostare. Tenta l'imbucata. Respinge il difensore. Prosegue nell'avanzata. È tutto solo qui Chiesa. Tentativo apprezzabile, conclusione potente che non inquadra lo specchio. Juricic. La raccoglie senza problemi. Pochi minuti ci separano dall'intervallo, Juve in vantaggio, ma gli avversari restano comunque aggrappati al match. È presto per cantare vittoria, Pier. Manca ancora un'eternità alla fine. C'è una vita da giocare. Commetterebbero un grave errore se si rintanassero dietro a difesa del risultato. Non esiste più speculare nel calcio. Devono farne almeno un altro per mettere la partita in discesa e giocare più tranquilli. Si affaccia nella tre quarti avversaria la Juve. Si fa intercettare palla qui la Juve. Possibilità per la ripartenza. Un minuto, questa è l'entità del recupero. Vinks. Ha commesso fallo per fermare un'azione che si stava facendo davvero pericolosa. Qui rischia. L'arbitro mostra il cartellino giallo. Direi che non poteva fare altrimenti qui, Pier. Fischia l'arbitro, manda le squadre in spogliato e finisce il primo tempo qui all'Allianz. Calcio d'inizio del secondo tempo affidato alla Samp. Leandro Paredes. Controlla Di Maria. Prova a farsi avanti. Attacca centralmente. Palla rimpallata. Occhio alla conclusione. Ancora una volta libera lui. Portiere controlla senza problemi. Recuperano bene il pallone. Non è solo. Occhio a Di Maria. Prova Di Maria. Ha cercato il gol di precisione, ma ha lanciato un po' troppo.
L'allenatore prova a cambiare qualcosa con questa doppia sostituzione. Nuova possibilità per la Juve. Di Maria ha evitato il gol su questa conclusione a botta sicura. Nuovo possesso per loro. Kostic prova con questo lancio in verticale. Palla in gioco, palla recuperata senza problemi dal portiere, ma comunque sottolineato l'ottimo intervento di prima. Ha salvato letteralmente il risultato e si prende giustamente i complimenti dello stadio. Gabbiadini. Riconquista un pallone importante. Ci sono metri per andare. Se l'è bevuto. Ha fermato tutto sul più bello. Sabiri. Lammers. Scivolata perfetta, pallone recuperato. Viene avanti, palla al piede. Può metterla da lì. E c'è il gol. Juve che colpisce ancora. Adesso ha due gol di vantaggio. Del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi, non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Lammers. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Occhio a Gabbiadini. Ecco Rincon. Pallone importante per provare a riaprire la gara. E c'è la rete e la riaprono con questo gol. Conclusione da distanza ravvicinata sulla quale il portiere ovviamente non può fare nulla. Era più facile metterla che sbagliarla, da lì. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Al pallone filtrato Di Maria e c'è il gol, l'ha messa dentro. Hanno verticalizzato alla perfezione l'occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Ha poi beffato il portiere con una conclusione sporca, trovando una traiettoria imparabile. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Links. La gioca lunga verso il compagno. Occasione per accorciare le distanze, attenzione. Chesney, ma attenzione, palla ancora viva. Nulla di fatto dunque.
Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Chiesa. Buono il contrasto. Attenta qui la difesa, palla allontanata. L'arbitro fischia la fine, la Juve porta a casa questi 3 punti. La squadra di oggi mi è piaciuta al di là del risultato. Devo dire che ho visto parecchie cose che mi hanno convinto. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. Un bel successo in saccoccia e per non farsi mancare nulla ha condito la sua prestazione con un gol. Complimenti.